Pizzo, la suggestiva località calabrese, ha ospitato nei giorni scorsi la tradizionale Fiera di Tutti i Santi, un evento atteso ogni anno e capace di richiamare numerosi visitatori intenti a scoprire le varie eccellenze del territorio. Le strade del paesino vi sono animate da bancarelle ricche di prodotti tipici, artigianali locali e prelibatezze culinarie. Alla Giornata signora splendida sotto tutti i chiediamo punti di vista, non solo dal punto di vista quanto climatico, tanta gente soprattutto ritorna come sempre a questo appuntamento con le attese che ci sono e oggi penso che sia una bella straordinaria giornata per la comunità e non solo per la nostra comunità. Vedo tanta gente, soprattutto abbiamo avuto la fortuna anche oggi di poter stare uniti e creare le condizioni di vivibilità, come dico spesso io. Ci sono le condizioni primarie che sono quelle dettate dalla viabilità, c'è tanta, ripeto, aspettativa ogni anno per il primo novembre e come dico io spesso e volentieri la comunità ha risposto bene. Sindaco, ma oggi proprio c'è tanta gente, si vede che. Sì, ma ripeto, noi abbiamo come ogni anno creato le giuste aspettative. Poi iniziando dalle ceramiche e tutto quello che c'è, è una fiera, è una tradizione di tantissimi anni, quindi le persone arrivano, ci sono, ripeto, oggi favorito sicuramente anche da questa straordinaria giornata. C'è un mare stupendo pure. Ma la gente è a mare, tante persone che ancora poi verranno di pomeriggio, perché stasera noi ci aspettiamo sicuramente ancora tantissima gente. E io mi sono affacciato poco fa e tutta la gente è a mare. Siamo stati sempre presenti, giorno 1, questa fiera che è tradizione di tutta la cittadinanza e non solo, di tutti i paesi limitrofi. E noi con il nostro stand siamo presenti per dare il nostro contributo sia a livello personale che a livello commerciale. Ovviamente, come potete notare, C'è molta questa gente. sì, in particolar modo che oggi è una bella giornata, quindi la gente approfitta di fare una camminata, di visitare in occasione della bellissima giornata che oggi c'è, di visitare gli stand, di visitare la fiera e casomai a fare anche un po' di compito, perché ovviamente l'economia deve girare un pochino per tutti, no? Anche per i posti fissi, per i bar, per Per un po' per tutti, tutti. si muove l'economia Certo, di Pizzo specialmente, anche della Calabria, no? Giusto? certo, quando uno si sposta l'economia si gira, Questa se rimane a casa è una ovviamente fiera che rimane. si fa tutti gli anni, giusto? È storica. È una fiera storica, sì, diciamo che le fiere sono tradizioni storiche che si fanno di ricorrenza nei paesi come. Pizzo Calabro, Pizzo o Pizzo di Calabria, ognuno lo chiama in modo come piace e piace. Siamo nella cittadina del gelato che è famosissimo, il tartufo di Pizzo, che è nato negli anni 50, e anche del monumento dove è stato fucilato Gioacchino Murat, quindi il castello. Siamo adesso sul corso di San Francesco, un corso principale che ci porta via vicino proprio alla piazza principale, che è la Piazza della Repubblica. E oggi è la fiera di Tutti i Santi, una fiera storica da centinaia di anni, da secoli, che si tiene qui a Pizzo proprio per la cultura, per promuovere la cultura, l'artigianato, l'arte locale. E perché no? Anche per promuovere queste bellezze che abbiamo Il in Calabria, territorio, e il territorio, il territorio. per i territori che abbiamo. E Pizzo c'è la sua unicità, Quindi, è una perla sul terreno, Pizzo. oltre che venire all'estate, si viene anche in autunno per questa Sì, festa. in autunno, siamo al primo di novembre, ci sono persone a mare che si fanno ancora il bagno e quindi qual è il miglior periodo per godere di un mare limpido e splendido, un'aria fresca e poi anche un territorio così ricco, ricco Tu ti e occupi di social? bell'erba. Io mi occupo di social, di promozione territoriale, di marketing territoriale e anche di consulenza per le imprese, quindi per liberi professionisti. Sono un coach, un counselor, un mentor, quindi mi occupo molto di accompagnare le persone a sviluppare le proprie idee in progetti che poi sul territorio si possono attuare.